amici, sono Giulia di Radio UCI e in questo video vi spiego perché non avete ancora ricevuto la ricarica di ottobre. In questi giorni ci state scrivendo in moltissimi per sapere quando arriverà la ricarica di ottobre del reddito di cittadinanza. Prima di tutto, bisogna precisare che le ricariche del reddito di cittadinanza non hanno una data precisa. Questo vuol dire che la data dei pagamenti può variare di mese in mese. Cioè, tendenzialmente, l'INPS invia gli ordini di pagamento a Poste Italiane verso la fine di ogni mese. Ma questa data può variare soprattutto nel caso di weekend, giorni festivi e così via. Poi ci vogliono sempre 2 o 3 giorni dalla delibera affinché le ricariche comincino ad arrivare sulla card reddito di cittadinanza. Però per il mese di ottobre c'è stato anche un altro ostacolo. Come abbiamo visto in questo video, chi aveva fatto domanda di reddito di cittadinanza a marzo 2019 doveva fare un aggiornamento o integrazione della domanda. L'aggiornamento serviva a integrare le domande fatte a marzo con le modifiche avvenute nei mesi successivi e in particolare dichiarare la mancanza di misure cautelari nei 10 anni precedenti, l'impegno a comunicare qualsiasi variazione nel nucleo familiare attraverso i modelli pensione o reddito di cittadinanza COM oppure esteso, in base al caso, la validità dell'ISEE, il consenso al GDPR. Inoltre, per gli extracomunitari è stato inserito l'obbligo di allegare anche una certificazione rilasciata dallo Stato estero, che serve a provare il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali richiesti per ricevere il reddito di cittadinanza. Per non rischiare ritardi nella ricarica, la procedura di aggiornamento doveva essere effettuata entro il 21 ottobre. Ma come sappiamo, ci sono stati dei problemi. Ad esempio, c'è chi non è riuscito a completare la procedura, qualcuno invece non ha proprio ricevuto l'SMS. Per queste persone, e parliamo di circa 100.000 nuclei familiari in totale, il reddito di cittadinanza è stato sospeso. Attenzione, sospeso, non cancellato. E cosa vuol dire? Semplicemente le ricariche del reddito di cittadinanza per queste persone saranno interrotte fino a quando l'aggiornamento non sarà effettuato. Ma la mensilità di ottobre non è andata perduta. Quindi, se avete completato l'aggiornamento, sappiate che la ricarica di ottobre arriverà entro 20 giorni da quando la procedura è stata completata. Invece, se non avete ancora completato l'aggiornamento e ne avete diritto, vi consiglio di recarvi alla sede IMSS più vicina per completare l'aggiornamento e continuare a percepire il reddito di cittadinanza. Inoltre, se siete tra quelli che non hanno proprio ricevuto l'SMS o l'email per l'aggiornamento, visto che vi recate all'INPS, vi consiglio di far aggiornare i vostri dati con un indirizzo email e un numero di telefono a cui potete ricevere le comunicazioni che l'INPS potrebbe inviarvi in futuro. E questo è tutto quello che c'è da sapere sulla ricarica di ottobre. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!